Buonasera a tutti, sono Mirti Vedavelli del Museo Civico del Risorgimento di Bologna per un altro piccolo appuntamento del nostro ciclo La storia a porte chiuse. E questa sera vi vorrei raccontare qualche cosa a proposito del Risorgimento e il teatro, quindi teatro e Risorgimento, un abbinamento sicuramente fondamentale. Le radici di questo accostamento le troviamo alla fine del Settecento, quindi dobbiamo andare un pochino prima, andare un pochino all'indietro per capire bene di che cosa stiamo parlando e l'importanza di questa relazione. Le opere letterarie, le opere drammatiche, musicali, poetiche, sono sempre state fondamentali nella trasmissione delle idee. E non solo, però, come spesso si dice o si sostiene, a livello di classi colte o alfabetizzate, ma anche nel mondo delle classi più povere, più disagiate, analfabete, o comunque non capaci di leggere qualche cosa in prima persona, ma la trasmissione della cultura aveva e ha tutt'oggi strade ben diverse. Quindi le idee di progresso che già con l'illuminismo, poi con la rivoluzione francese, poi con il risorgimento per quello che riguarda l'Italia venivano trasmesse appunto un po' a tutte le classi sociali. E è importante ricordare questo perché quando si dice che il Risorgimento è stato fatto dai soliti quattro gatti, da quattro persone che avevano un po' di voglia di menare le mani, si dice una grande sciocchezza. Quindi possiamo ricordare personaggi come Alfieri, Vittorio Alfieri, Silvio Pellico, Vincenzo Monti, Ippolito Pindemonte, Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi e chi più ne ha, chi più ne metta. Cioè, io ho citato solo personaggi a tutt'oggi presenti nelle antologie scolastiche di letteratura italiana, ma potremmo spolverare i nomi di decine e decine di autori che al giorno d'oggi non sono più conosciuti, più letti, più ricordati. In tantissime opere di queste persone si trovavano tracce di uno sprone verso un'indipendenza, un risorgimento appunto dello spirito italiano. Per esempio, tanto per citare qualcosa, vi leggo due righe proprio di Silvio Pellico, ancora molto prima di andare allo Spielberg e di scrivere Le mie prigioni, nel 1815 faceva il drammaturgo, scriveva per il teatro, e nella Francesca da Rimini, un'opera che all'epoca era importantissima e messa in scena di continuo, scrive a un certo punto: Per te, che cittadini hai prodi, Italia mia, combatterò. Se oltraggio ti muoverà l'invidia, e il più gentil terren non sei di quanti scalda il sole, d'ogni bell'arte non sei madre, o Italia, polve d'eroi non è la polve tua. Quindi cose di questo tipo venivano raccontate, messe in scena in teatro, imparate a memoria, raccontate da tutti. La stessa cosa la troviamo con l'opera, per esempio, con i Puritani di Bellini, che sono del 1835, e con un libretto scritto da un esule bolognese a Parigi, e messo in scena a Parigi per la prima volta. O lo troviamo nel Guglielmo Tell di Rossini nel 28, poi c'è Verdi con tutte le sue opere. Quindi anche l'opera trasmette questo tipo di idee. Ma per arrivare invece al teatro, vi ho detto poco fa, il teatro era frequentato non solo
non necessariamente da persone colte che conoscevano magari le opere messe in scena, avevano i libretti, li potevano leggere a casa, ma era frequentato a livelli diversi, in teatri diversi, con messe in scena sempre più povere, se si passava dai teatri importanti ai teatri di provincia o di quartiere o di strada, queste opere più o meno ben recitate, più o meno trasmesse, diventavano appannaggio di tutti. Perché insisto su questa cosa? Perché attraverso queste messe in scena venivano trasmesse tutte le idee che in quel momento erano ritenute importanti per arrivare a una modifica dello status quo in cui versava l'Italia all'epoca. Prima dell'unificazione, infatti, moltissime di queste opere operette ripeto, di decine e decine di queste operette non abbiamo quasi più traccia se non in piccoli libretti o in manoscritti addirittura dentro le biblioteche, perché venivano scritte, messe in scena, ripetute qualche volta, qualche settimana e poi dimenticate, perché comunque ci voleva sempre la novità per attirare il pubblico, anche allora. E quindi in queste operettine venivano messi portati avanti queste idee di aspirazione alla libertà. Siamo in periodo di restaurazione, com'è possibile dire queste cose in un teatro quando c'è la guardia austriaca che sorveglia e che cerca di bloccare qualunque rivolta contro lo Stato? È possibile perché l'ambiente in cui si mettono in scena queste opere è sempre un ambiente esotico. Si parla degli scozzesi, degli svizzeri, per esempio nel Guglielmo Tell di Rossini, oppure si parla degli ebrei, si parla di popolazioni strane, lontane, eccetera, che quindi ce l'hanno contro un tiranno qualunque. Ma siccome la gente stupida non era e sapeva benissimo di che cosa si stava parlando, capiva perfettamente che il tiranno era lo Stato Pontificio, l'imperatore d'Austria, e il popolo che aspirava alla libertà, sì, poteva essere il popolo ebreo, il popolo scozzese, e i valigiani svizzeri, ma anche gli italiani avevano la loro aspirazione alla libertà. Questa situazione cambia leggermente dopo l'unità, perché da spinta al patriottismo si passa a delle opere che vogliono, come si dice con una abusata frase, fare gli italiani, e quindi diventano molto più pedagogiche e di racconto positivo di quello che è successo, di racconto della vita degli eroi, eccetera. Per tornare alla nostra Bologna, anche tantissimi bolognesi scrissero operette di questo genere a molti livelli, come ho detto. C'erano gli autori drammaturghi di qualità, ce n'erano altri un pochino più così, c'erano i professionisti e c'erano i dilettanti. E questo è estremamente importante, perché non lavoravano solo i professionisti, c'erano nomi importantissimi di attori e di attrici, Gustavo Modena, che fra l'altro era un mazziniano convinto e assolutamente fedele alle proprie idee, ma c'erano attrici come Adelaide Ristori, come tante altre, e questo era il teatro bene, il teatro destinato a chi poteva pagare un certo tipo di biglietto. Poi c'erano le compagnie dei dilettanti, e ce n'erano tantissime, le compagnie che giravano nelle piazze di provincia, il teatro dei burattini. Quindi tante opere venivano comunque replicate in questo modo. Tra i bolognesi possiamo ricordare
quelli che scrissero, per esempio, su una vicenda fondamentale per Bologna, di cui in questi giorni abbiamo anche parlato, che scrissero per esempio sull'8 agosto, sulla vicenda dell'8 agosto, sulla prima guerra d'indipendenza, su questi momenti di rivoluzione, possiamo ricordare alcuni nomi. Per esempio Luigi Ploner, che era un impiegato pubblico che nel tempo libero scriveva di teatro e scrisse tante piccole commedie che lette al giorno d'oggi fanno molto sorridere se non ridere. Sono veramente semplicine, qualche volta quasi sciocchine, ma avevano il loro giro, la loro importanza. Qualche anno fa le abbiamo tutte manoscritte nella nostra biblioteca, nel nostro archivio, e qualche anno fa con Fiorenza Tarozzi le abbiamo pubblicate, come al solito vi faccio vedere da rovescio il libro, ma pazienza, in questo volume Risorgimento e teatro a Bologna 1880-1849, e le abbiamo appunto trascritte e fatte leggere. In alcuni casi io ho pensato subito leggendole, sì, al giorno d'oggi le potremmo mettere in scena con i burattini, non con qualcos'altro, perché sono veramente sciocchine. In altri casi invece ci sono opere più costruite, più importanti. Per esempio, della vicenda dell'8 agosto parlò non solo Luigi Ploner, ma anche un altro bolognese, Agamennone Zappoli. Agamennone Zappoli era anch'egli mazziniano. L'intreccio politica e teatro è fortissimo. È un mazziniano. Assiste alla giornata dell'8 agosto, è a Bologna, quindi vede in prima persona quello che sta accadendo e subito, proprio a botta calda, ne scrive un'operetta che si intitolerà La memorabile vittoria dell'8 agosto alla Montagnola, ovvero Il trionfo del popolo bolognese, e questa operetta andrà in scena il 28 di agosto, quindi 20 giorni dopo i fatti accaduti, andrà in scena all'Arena del Sole, quindi praticamente a 10 metri di distanza da Piazza del Mercato, oggi Piazza dell'8 agosto, dove in effetti erano accaduti gli scontri con gli austriaci, e questa operetta viene replicata diverse volte, ha un grande successo. E nel cartellone pubblicitario che la promuove fuori dall'arena è scritto a chiare lettere che i cittadini sono invitati a partecipare, a venire a vedere quello che il popolo bolognese è stato capace di fare, e invitato a non prendersela con coloro che interpreteranno gli austriaci, perché non sono filo austriaci, ma si sono sacrificati per interpretare il nemico. Quindi pensate che valore civile forte aveva in questo momento la messa in scena di un'opera di questo tipo. Per concludere, perché è già un quarto d'ora che parlo, come sempre mi dilungo un po', in queste tantissime decine, come dicevo, di operette che vengono scritte, troviamo anche la presenza di Ugo Bassi che nel 48 non è a Bologna, ma nel 1849, l'8 agosto 1849, quindi a un anno esatto dalla vittoria memorabile dei bolognesi sugli austriaci, dopo tutte le vicende della Repubblica Romana, verrà riportato a Bologna prigioniero degli austriaci e fucilato nei pressi della Certosa. Un anonimo Felice Pellegrini, che no, francamente non so chi sia, nel 1862 dedica un libriccino, un'operetta appunto da mettere in scena, un'opera teatrale, drammaturgica,
intitolata La morte di Ugo Bassi, martire per l'indipendenza italiana, e in chiusa di quest'opera propone un inedito e fantasioso dialogo tra Ugo Bassi, che sta per essere fucilato, e la madre, cosa che non è mai avvenuta, non è assolutamente realistica, ma a questa madre fantomatica viene dato anche un nome, Irene, e in questa operetta, che serve per 1862, quindi è già stata proclamata l'unità d'Italia, quindi è quel discorso che vi facevo prima, la pedagogia della costruzione dell'idea di nazione e della nazione, questo deve essere gli ascoltatori, le persone a cui sono è indirizzata l'opera, devono essere spinti all'amor di patria. E per leggere una cosa molto veloce, Irene, la madre, in chiusa di questa opera, dice: e come rimarrò da te disgiunta io mai, da te che m'eri unica speme? E Ugo risponde: colà vedi colei, quella di te pietosa cura del ciel regina, avrà mai sempre dei miseri conforto ed avvocata. È piuttosto dura da leggere. Anch'ella, madre divina, gli orrendi strazi soffrì, veggendo a morte trarre l'amato figlio, eppure placida se ne tacque ella, aspettando il trionfale suo risorgimento. Si riferisce alla Madonna di San Luca, che Ugo Bassi vide mentre veniva fucilato, e in questa inedito colloquio con la madre terrena, lui sembra dire, auspicare, che anche la propria madre sia tranquilla e rassegnata, perché comunque il risorgimento futuro sarà a maggior gloria di tutti quanti. Come vedete, chiudo qui, perché il discorso sarebbe molto molto complesso e articolato. Vedo che il nostro collega ha già dato qualche indicazione di lettura, di approfondimento. Nel caso aveste piacere di divertirvi a leggere questo libro, è disponibile in biblioteca, e vi posso dire che all'inizio di giugno incominceremo ad aprire anche noi al pubblico, a riaprire al pubblico, almeno per il prestito e le restituzioni dei libri, non ancora per la consultazione. Vi esorto domani sera a essere presenti, quando ci sarà Andrea Spicciarelli, che parlerà dei volontari garibaldini al Comune di Parigi, e sabato sera avremo invece un'ora intera special, perché sarebbe stato il 23 di maggio il giorno dedicato al Gran Ballo, che quest'anno purtroppo non possiamo realizzare dal vero in Piazza Carducci come da 25 anni facciamo, ma ci saranno tutta una serie di piccole sorprese online, quindi sulla nostra pagina Facebook. Grazie a tutti e buonasera.